L'idea di questa serata è nata ancora l'anno scorso, però per indisponibilità all'ultimo momento del professor Gargiulo l'abbiamo rimandata a quest'anno, per cui si parlerà di cuore, ma la serata è impostata e vale per tutti i trapianti, sia di reni sia di corne. Diciamo che il più importante, quello più roboante, diciamo così, è il trapianto di cuore. Però ovviamente sono importantissimi tutti i trapianti di tessuti, di cellule, e di reni, di qualsiasi organo che può essere trapiantato, anche i polmoni. Dietro un trapianto c'è molta tecnologia, ma c'è anche molta dedizione, molta umanità. Non dobbiamo dimenticarci che questi trapianti si possono fare solo perché c'è qualcuno che fa un grandissimo atto d'amore. Questa è una cosa molto molto importante. La donazione è veramente un atto che dovrebbe essere più diffuso. Il trapianto permette di salvare moltissime vite umane. In Italia sono stati fatti più oramai di 6.000 trapianti da quando è iniziata la storia dei trapianti italiani, e questo ha permesso a moltissime persone di vivere una vita normale. Adesso la sopravvivenza è veramente molto elevata, si arriva ad avere più del 90% al primo anno e al 70% a 10 anni, quindi bisogna insistere su questa strada. Probabilmente non è la soluzione, per il futuro si stanno trovando nuove soluzioni, soluzioni molto molto importanti, però bisogna dare una speranza alle persone che hanno bisogno di avere un cuore nuovo. E questo è quello che è successo nel mondo, vedete? Ogni anno si fanno intorno ai 4.000 trapianti, con una punta massima intorno agli anni 93-94, questo era il periodo d'oro, diciamo, delle donazioni. Adesso le donazioni sono calate e si fanno intorno ai 4.000 trapianti l'anno, ma se vedete tutti i trapianti si fanno in Europa e in Nord America, cioè vale quello che dicevamo prima, si fanno nei paesi ricchi sostanzialmente. Dal punto di vista emotivo, sicuramente il trapianto nel bambino è qualcosa in più, non tanto perché sia meno importante, ma perché coinvolge la vita, diciamo, del bambino, una vita molto, speriamo, molto lunga, e coinvolge tutta la famiglia. Nei trapianti dei bambini ci sono anche altri problemi, soprattutto dei problemi per quanto riguarda l'accettazione del cuore, quindi problemi psicologici che diventano importanti quando il bambino diventa adulto. Si sta lavorando per questo, molte persone ci danno una mano, e anche per i bambini è una cosa molto molto importante. Quando ti svegli è una nuova vita, hai voglia di urlare, di gridare la tua gioia a tutti, e soprattutto ha un senso la parola grazie, cioè il grazie che tu dici con un cuore che è tuo e non è tuo, e hai un obbligo morale di vivere decorosamente, dignitosamente per quello che ti ha dato la possibilità di tornare a vivere. Io sono 9 anni oggi che sono stato, proprio quest'ora stavo entrando in sala operatoria e mi hanno donato il cuore di un ragazzo svizzero dell'angolo tedesco che era andato in pellegrinaggio da Padre Pio, e a me è arrivato il cuore. Tutti gli anni, il 14 di marzo, io scrivo una lettera attraverso il centro di Bologna di ringraziamento alla mamma che è stata, con la sua generosità, mi ha dato la possibilità di riprendere una nuova vita.